18° Golden Festival, valevole per la seconda ed ultima prova della corsa a tappe del mare, si è svolto nel giorno di Pasquetta, per l'esattezza lunedì 6 aprile. La partenza della gara competitiva è avvenuta alle ore 9.30 presso la ditta Succi Ugo Arredamenti, posta nella zona artigianale di Villaggio Primo Maggio a Rimini. Oltre alla gara competitiva, a seguire c'è stata anche la camminata ludico-motoria a passo libero, di chilometri 8 e 2,5, mentre le gare inerenti alle giovanili hanno avuto inizio a partire dalle ore 9.35. Ancora una volta la manifestazione organizzata da Johnny Schiaratura ha ricevuto notevole successo. Tanti partecipanti infatti arrivati anche da fuori regione, Abruzzo, Marche, Trentino, solo per citarne alcune. Nella gara competitiva maschile a trionfare è stato Michele Caccacci del team atletico Cassone Noceto con il tempo di 33.24, a seguire Francesco Vittori della Golden Club Rimini con il tempo di 34.26 ed infine l'ultima a salire sul podio è stato Sergio Naglieri della società Bini Fantini Pescara con il tempo di 34.34. Per le donne ancora una volta al primo posto si conferma Eleonora Ranni della Golden Club Rimini. L'atleta di Carpegna ha ottenuto il tempo di 40.28. Al secondo posto, altra conferma, quella di Federica Morroni, sempre della Golden Club Rimini, con il tempo di 41.26. Giulia Bellini dell'Atletica Corri Ferrara, infine, si è classificata al terzo posto con il tempo di 45.45. A due passi dal mare Adriatico e immerso nel verde delle splendide colline dell'entroterra riminese, il percorso è stato più che mai gradito dai partecipanti, che si sono detti contenti e soddisfatti di aver preso parte alla 18ª manifestazione. Per Schiaratura e Company, la promessa è quella di rivedersi l'anno prossimo per ripetere il successo odierno. Invece per le altre gare è possibile consultare il sito del Golden Club. E ora passiamo a raccontarvi le emozioni della gara. Entriamo nel clima di questa gara andando a sentire le interviste realizzate a partecipanti, appassionati, atleti e turisti. Io sono un ex atleta, io anni fa correvo e anche ritengo che andavo anche abbastanza bene, poi ho avuto dei problemi alle ginocchia e adesso purtroppo sono obbligato, ho optato per la Nordking Walking. Ma correre è bello, è fantastico, si trova anche un sacco di gente, si fanno conoscenze, quindi lo consiglio a tutti, insomma, poi fa bene anche al fisico, alla salute. Guarda, io questa è la prima volta che la faccio, non l'ho mai fatta, però so che ci sono due o tre salitelle un po' impegnative e niente, stiamo in gruppo, vediamo quello che viene. Più che altro per il vento, la temperatura è buona, tira un po' di vento, bisogna vedere lassù le risalite com'è. Anche se è la prima volta che la faccio, qui in confronto a Taverna diciamo che è una passeggiata. Taverna erano 6 km tutta di salita continua. Io vengo da un infortunio di 4 anni, quindi sto facendo i miei allenamenti tranquillamente, miglioro ogni mese, quindi va bene così. Ah, l'importante è non partire a 3.10, ognuno parte al suo ritmo e sperare di trovare la giornata buona. No, già vedendo che ci sono i partenti, tipo c'è Caccacci che una volta che parte non gli stiamo neanche dietro, dai, facciamolo fare quello che vuole. Allora, io non sono una che corre, per cui non ho nessuna preparazione. Sono qua in vacanza e abbiamo deciso di fare questa gara. Sì, certo, una bella buffata ieri. Ho beccato subito la top runner. Infatti, stavo dicendo io non corro. Ho beccato proprio la più forte. Proprio beccato la più forte. Arrivo i complimenti, sentiamo anche il signore. Un altro top runner. Sì, sì, veramente sì. Per smaltire un attimino quello che abbiamo mangiato in questi giorni qua. Perché nonostante tutto, sento che non si veda, sono più goliardico che atleta. Per cui io corro per avere la coscienza pulita. Ah, sono anche abbastanza appassionato, dai, sì, abbastanza appassionato. Meno male, se non altro quello mi tranquillizza, grazie. Perlomeno posso andare poi a rimangiare il pezzo della colomba che ho avanzato ieri. Grazie, arrivederci.
Sì, io, questa è una temperatura giusta secondo me, e non è freddissimo, però non si soffre nemmeno il caldo che ci sarà poi nei prossimi, penso, giorni o mesi, non so, comunque. Io oggi sto benissimo, grazie. Pronti e via, si parte in una giornata che viene macchiata inizialmente da nubi dalla temperatura fredda, poi fortunatamente il sole viene in soccorso dei nostri partecipanti che partono forti. Le prime fasi indicano subito lo scontro iniziale tra Cacazzi e Naglieri. Proprio quest'ultimo rimarrà in testa circa un minuto. Le immagini, non a caso, si soffermano sullo scatto di Cacazzi che lo raggiunge e lo guarda con aria minacciosa che sa, ovviamente, di sfida. Dietro il gruppo è già distanziato, anche se a dire il vero si vede un atleta vestito di rosso che rispetto agli altri sembra poter fare di più. Lui è Francesco Vittori della Golden Club Rimini. Mentre Vittori si gode il duello a distanza, i due protagonisti iniziali percorrono qualche metro assieme in testa alla corsa, prima che Cacazzi decida di azionare la levetta interna al proprio corpo, chiamata Turbo. Ritorniamo nel frattempo nel gruppetto di coda che vede protagonista Francesco Vittori. L'atleta sembra farsi trascinare dalle proprie gambe, usando in base alle proprie forze quell'arma in più chiamata attesa. L'attesa attenua le passioni, ma non lo sfogo di chi è in cerca di centrare l'obiettivo. Vittori lo sa, come lo sanno gli altri che lo accompagnano dietro al duo di testa, ovvero Lanzi, Marini, Fabri, Agostini, Ismail, Oppioli, Cavazza, Martinini e Benedetti, solo per citarne alcuni, sono i primi 12. Da loro ci spostiamo su Marchioni del Team Taverna e De Cali del San Vittore, che guidano un altro gruppetto, quello che ci guadagna il pane sudando e correndo a più non posso in base alle proprie forze. Con loro attraversiamo le colline di questa meravigliosa tappa e conosciamo altri corridori che vogliono ottenere ciò che gli spetta. Fuga e lentezza non danneggiano i protagonisti e qui scopriamo anche le prime donne, Federica Morroni della Golden Club Rimini con un fisico perfetto ed Eleonora Errani, sempre dello stesso team, che tra fatica e sudore ci regala anche un sorriso. Noi ora con la nostra vettura passiamo davanti a loro e tra una curva e un rettilineo conosciamo anche gli altri atleti. Vediamo anche un corridore che ha optato per gareggiare col proprio fedele amico, un cagnolino, e lui c'è da scommetterci, si sta divertendo più di tutti. Nel frattempo Cacazzi vola da solo sulle colline, non badando a ciance o a altre distrazioni. È serio il ragazzo, ma anche la faccia di chi vuol vincere e che non è venuto alla Golden Evening per passeggiare. È autoritario il ragazzo, è autocritico e molto esigente con se stesso. Dalla sua galoppata passiamo a quella del gruppo di coda. Vittori, come potete vedere, rispetto a Cacazzi, corre in maniera più scoordinata con il corpo, ma possiamo dire che il suo stile sia lo stesso di Naglieri. Ma Vittori insidia proprio il diretto concorrente. Ora si inizia a delineare il gruppo dei primi 5, che vede nell'ordine Cacazzi, Naglieri, Vittori, Lanzi e Marini. Poi arrivano pian piano anche gli altri, da Fabri a Benedetti e tutto un rebus. Qualche primo piano di fatica che non guasta, qualche cartolina da mandare magari al vicino, come a dire: a Pasquita io mi sto divertendo e tu? Ecco le foto. Accompagnato dalla municipale, Cacazzi nel frattempo sta per essere fermato per velocità, ma in verità il ragazzo corre talmente forte che quasi nessuno ha osato disturbarlo.
Noi a bordo della nostra vettura proviamo a farvi vedere qualche immagine di questo percorso. Seguiteci. Vittorio nel frattempo ha distanziato gli antagonisti e corre verso la libertà in questa oasi di verde. Lo superiamo e sempre a bordo della nostra vettura andiamo in cerca del dominatore della gara, Cacazzi. Stiamo per prenderlo, ma non è facile, ma ormai è andato e noi non lo riprenderemo più. Ed ecco che con lui a fine gara cerchiamo di capire la sua corsa fatta di uno sguardo all'avversario e di saluti per tutti. Diciamo che ho fatto il primo chilometro insieme al mio avversario, a uno dei miei avversari che è partito davanti, poi io ho tenuto il ritmo, lui un po' si è staccato, ho visto che ne avevo di più e ho continuato tutta la gara da solo. Diciamo che sono contento perché in preparazione dei 10.000 a Rubiera in pista, che è la gara a cui punto questo mese, spero di correre sui 30 netti, questo doveva essere un ottimo test e così è stato. No, tutto troppo facile mai, perché comunque è stata dura, il percorso non lo conoscevo ed è molto molto impegnativo, soprattutto in alcuni tratti in salita e anche la forte discesa, se non ci sei abituato come me non è facile da correre, però sono sempre riuscito ad amministrare senza guardarmi dietro, facendo comunque una discreta fatica. Dopo aver sentito Cacazzi, ci gustiamo gli arrivi di Vittori della Golden Club Rimini con il tempo di 34.28, di Naglieri della Vini Fantini di Pescara 34.34, di Simone Lanzi della Policiano Arezzo 34.38, di Giuseppe Marini della Città di Castello 35.26, di Luca Fabbri della Rimini Marathon con 35.31, Michele Agostini della GPA San Marino con il tempo di 35.38, Ismail della Rimini Nord con 35.52, Marco Oppioli della Riccione Core 35.52 e Gianpietro Cavazza del Lumezzane con 36.16. Questi gli arrivi dei primi 10, poi via via arrivano gli altri. Ci concentriamo ora sulle donne. La prima a trionfare è l'atleta di Carpegna Eleonora Errani della Golden Club Rimini con 40.28. Conferma anche per la seconda classificata Federica Moroni, sempre della Golden Club Rimini, con il tempo di 41.26. Ed infine, novità al terzo posto, si classifica Giulia Bellini della Corri Ferrara con 45.45. Dopo la corsa avvertiamo la stanchezza dei corridori, ma anche il sorriso di Federica Moroni, la sete e la fama corsa per lo svolgimento della gara ai corridori. Con Marco Oppioli della Riccione Corre sentiamo anche con lui le dichiarazioni in merito al percorso e al tipo di gara svolta. Rispetto alla settimana fa, oggi è stata una gara più impegnativa e poi sono nel carico della preparazione della maratona di Rimini, quindi oggi le salite un po' si sentivano.
E comunque è stata una bellissima gara con degli atleti di livello e è andata bene così, un bel percorso, un gran bel percorso. Io sinceramente con una giornata come oggi è molto favorevole perché era fresco e una buona ossigenazione dal sole, secondo me era condizioni molto favorevoli, era secondo me un bel percorso misto e scorrevole, secondo me si andava molto bene, un bel percorso. A fine gara abbiamo ascoltato ai nostri microfoni anche le interviste realizzate a due protagoniste donne della corsa, ovvero Federica Morroni della Golden Club Rimini e Eleonora Errani, sempre della Golden Club Rimini. Fra le due protagoniste ci siamo divertiti a creare un particolare siparietto. Sì, Eleonora è bravissima, in salita con lei non ce n'è, però è sempre bello poterle stare anche dietro. Poi siamo della stessa società, quindi insomma ci divertiamo. La gara di oggi per me è stata la prima, non l'avevo mai fatta, quindi sono stata ad osservare un po' il tragitto, visto che cominciavano un po' di salite, mi sono un po' risparmiata all'inizio. Poi ho volato un po' sul finale. Bello così, così non ho accusato troppo. Per la mia esperienza non lo so dire fino in fondo perché ho fatto pochissime gare, però il freddo devo dire che un pochino io lo sento, sì, soprattutto quando uno parte. C'era tanto vento. E il vento non è caldo oggi, mi sembra un bel vento di maestrale, non so. E direi che la salita di oggi è stata più tranquilla rispetto a quella precedente. Io ho accusato più quella di Taverna. E oggi forse anche il panorama ha aiutato, c'erano sali scendi molto bello. Poi comunque è uscito il sole, quindi quando c'è il sole è splendido. Io la ringrazio per questa battuta, sono orgogliosa. Per me lo sport è vita, è star bene e vivere bene. Per cui grazie, sono contenta se ci sono. E poi la compagnia, viva la compagnia. E proprio degli amici splendidi. E questa è la cosa più bella di questa esperienza da runner. Diciamo che stiamo facendo dei buoni tempi, che forse ci stiamo allenando abbastanza e quindi siamo contenti. Io sono contenta così, penso anche la Fede. Ma per me tutti i percorsi alla fine sono difficili in maniera diversa. La salita è vero che la salita che abbiamo fatto domenica è stata pesantuccia, però anche questo ha il suo rilievo perché un saliscendi che per me ha il suo rilievo. Io sono arrivata stanca. No, io per adesso l'unica cosa che mi piacerebbe fare, perché è stata una delle prime gare che ho fatto l'anno scorso, è farla a Strarimini, ma senza nessuna pretesa, senza niente, quello sì. E ora, come di consueto, ci spostiamo alle premiazioni. La gara agonistica di 10.000 metri ha riservato premi anche per tutti gli iscritti, dalle categorie superiori a quelle giovanili. I primi passi dai 0 ai 5 anni hanno eseguito una gara di 200 metri, le promesse dai 6 ai 7 anni una di 200 metri, i pulcini nati tra gli 8 e 9 anni di metri 200, gli esordienti tra i 10 e 11 anni di metri 400, i ragazzi tra i 12 e 13 anni di 800 metri. Stesso percorso per i cadetti nati tra i 14 e i 15 anni. Le premiazioni superiori sono andate i primi tre di ogni categoria, maschile e femminile. Per la categoria maschile sono stati premiati tra i 18 e i 29 anni i primi 5, tra i 30 e i 39 i primi 15, tra i 40 e i 49 i primi 20, tra i 50 e i 59 i primi 10 e i primi 5 negli over 60. Per le donne sono state premiate le prime 5 nella categoria tra i 18 e i 39 anni, tra i 40 e i 49 e le over 50. Le prime 20 società invece, con un minimo di 10 iscritti, hanno ricevuto coppe e premi in natura. Corsa Tappe del Mare, che teneva conto del terzo 10.000 del mare, 18esima Golden Fest, a livello maschile ha conquistato l'alloro Michele Agostini a termine di un avvincente confronto con Luca Fabbi, che hanno chiuso con un crono rispettivamente di 1 ora 2 minuti 32 secondi e di 1 ora 2 minuti 55. Ha completato il podio Giuseppe Marini con 1 ora e 3 minuti esatti. Nella corsa a tappe del mare, quella inerente alle ragazze, vittoria per Federica Moroni con 1 ora 14 minuti 13 secondi, sull'emiliana Giulia Bellini con 1 ora 20 minuti 12 secondi, sulla trentina Nicoletta Valentini con 1 ora 22 minuti e 46 secondi. I successi di categoria sono andati a Luca Fabbi per quanto riguarda l'amatori B, Biagio Vigano per l'amatori C, Giovanni Rossati per l'amatori D, Ennio Arazzi per l'amatori E, Giulia Bellini per l'amatori F, Daniele Eusebi per l'amatori G e Nicoletta Valentini per l'amatori H.
fine gara non ha nascosto la propria soddisfazione l'organizzatore e l'allenatore Johnny Schiaratura. Sentiamolo. Due belle giornate di sport. Abbiamo iniziato la vigilia di Pasqua e con tanta gente che è venuta di fuori e abbiamo riempito il mare, la spiaggia di Viserba. E come si può vedere dalle foto, una cosa immensa, incredibile, riempire la spiaggia d'inverno con il tempo che poi c'è stato ostile, però tanta gente, un bellissimo serpentone colorato con tante maglie che rappresentavano tutta l'Italia e l'estero, quindi meglio di così non poteva andare questo qui il sabato. Ma questo qui è il nostro progetto Sport Salute Benessere, che sta contagiando l'intera penisola, e la nostra promozione sportiva che stiamo facendo in giro per l'Italia. Eravamo presenti alla Ciaspolada proprio in Val di Non, i ragazzi sono venuti giù per questo nostro gemellaggio e tanti altri, quindi anche gli alberghi hanno lavorato, abbiamo portato gente negli alberghi, hanno partecipato, hanno vinto, si sono divertiti, anche se i leader di queste due gare sono due riminesi che vanno per la maggiore. La riminese Federica Moroni, che avete intervistato prima, e negli uomini nella combinata ha vinto Agostini Michele e sammarinese. È chiaro che poi c'erano dei fuoriclasse come Michele Cacacci, che oggi ha vinto la tappa individuale con una bella gara. Tante cose, la cosa bellissima è che alle 11:15, finita la gara, abbiamo premiato le società, abbiamo premiato anche la combinata, e nel frattempo che partiva la gara dei assoluti nei 10 km, le camminate, si sono svolte anche le gare giovanili con tanti bambini che hanno partecipato, hanno vinto tanti buoni gelato della gelateria Piazzetta, medaglie e tante altre cose. Quindi cosa dire, una manifestazione a 360 gradi, sport, turismo, benessere, e oggi anche il sole è arrivato, più di così non si poteva chiedere. La nostra mission con i Golden Event che si sono aperti proprio a Pasqua adesso va avanti, il 3 maggio ci sarà la Vivi Rimini, un altro tema, natura, quindi eco trail lungo il fiume Marecchia, con partenza e arrivo in Darsena Rimini il 3 maggio, dove ci saranno l'arrivo in mezzo yacht, quindi un altro pianeta dove lo sport arriva, della corsa a piedi con quello della vela, delle barche, e quindi più di così non si può dire. E io invito tutti a partecipare, sul sito possono vedere il regolamento di partecipazione, il nostro sito è www.goldenclubrimini.it. E oltre a questo si aggiunge l'altro della Notte Rosa, la Rimini Verucchio, a luglio, che è www.riminiverucchio.it, dove ci sono già tantissime iscrizioni anche dall'estero per la Notte Rosa e la nostra gara. E quindi grazie a tutti. Thank you.